DG Photo Art. It's media. It's art. Essere arrivati alla quinta edizione qui a Napoli in Campania e fare un evento che comporta un grande impegno sia economico che dal punto di vista organizzativo, per noi è già un grosso traguardo quello che abbiamo raggiunto. Molte novità, soprattutto per quello che riguarda la conferma di Veronica Maia alla conduzione della manifestazione. Abbiamo confermato anche gli stessi ospiti che lo scorso anno ci hanno portato di fortuna, che sono Stefano Callegaro, vincitore di Masterchef Italia del 2015, Lara Sansone, che aprirà al pubblico del San Nazaro, il suo pubblico chiaramente, quello che è il suo prossimo spettacolo in programma, che è il Café Chantal, e poi abbiamo Anna Capasso, la padrona di casa della manifestazione, perché è l'ideatrice, che proporrà anche un suo brano accompagnato al pianoforte. Abbiamo tantissimi ospiti, tantissimi premiati, quindi veramente personaggi di eccellenza. Un premio alla carriera a Carlo Croccolo, l'abbiamo per il teatro Sebastiano Somma, Massimiliano Gallo per il cinema, per quello che riguarda l'editoria abbiamo Paolo Miggiano e Leandro Del Gaudio, veramente un bel po' di personaggi che non anticipo tutti, anche perché aspettiamo il pubblico il 7 dicembre, mercoledì prossimo, al Teatro San Nazaro per assistere a questa quinta edizione. L'edizione l'abbiamo voluto fortemente perché soprattutto alcune persone devono essere aiutate, quindi noi artisti ci mettiamo anche a servizio di alcune iniziative, in questo caso l'ho ideato io questo premio, quindi proprio per dare la possibilità anche alle eccellenze campane che si sono comunque contraddistinte nel panorama nazionale di essere presenti in una situazione del genere. Secondo anno consecutivo, grazie al patrocinio morale della Confcommercio, voglio innanzitutto ringraziare il presidente Russo che ci ha concesso per il secondo anno consecutivo questa partnership, per noi molto prestigiosa, e lo ringraziamo per quanto fatto sia per noi che per quanto ha fatto per la Ascom Confcommercio di Napoli. E ringraziamo chiaramente anche il commissario che regge questo ente della provincia di Napoli. Allora, veniamo all'Arcobaleno Napoletano. Quindi dicevamo, la quinta edizione è un'edizione che tra mille difficoltà siamo riusciti ad allestire, perché io voglio innanzitutto specificare che, come al solito, non avendo appoggi istituzionali se non appunto della Confcommercio con il suo patrocinio morale, noi abbiamo l'esigenza di dover farci veramente aiutare dai partner che ci hanno supportato per questo allestimento, perché tutto costa, come ben si sa, i soldi non ci sono, e cercare di convincere con le proprie azioni oppure con quanto fatto finora le imprese, i piccoli commercianti piuttosto che i professionisti che hanno fiducia in te, veramente oggi è diventato un traguardo che sembra sempre più raggiungibile. Anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, io ringrazio veramente di cuore chi ci ha sostenuto per mettere in scena questa quinta edizione, una quinta edizione che porta tantissime novità che vado ad illustrare tra poco, però a me piace giustamente dare spazio a chi soprattutto ha ideato questa manifestazione. Lo scorso anno in conferenza stampa non era con noi perché era impegnata su un set cinematografico del film Gramigna, quest'anno abbiamo la fortuna di avere Anna Capasso con noi, ci facciamo spiegare appunto da lei perché nasce questa iniziativa dell'Arcobaleno Napoletano e per quali finalità. E buongiorno a tutti, benvenuti e grazie per essere chiaramente qui. Capisco che ci sono tante conferenze in contemporanea, quindi è anche giusto che ci sia un po' una divisione. E niente, l'Arcobaleno Napoletano nasce soprattutto per dare un'importanza alle eccellenze campane. Io, da attrice e cantante, insomma, a volte come napoletana sento l'esigenza comunque di partecipare ad alcuni eventi proprio per avere anche una maggiore insomma, visuale del territorio. E
l'abbiamo sicuramente l'arcobaleno napoletano nasce anche per un'esigenza di solidarietà, perché come ben sapete è in collaborazione con la Fondazione Melanoma che tratta questo tumore molto aggressivo, che non tutti conoscono, perché molte volte ci esponiamo al sole, abbiamo un neo, diciamo ah, vabbè, ma non fa niente, magari ci mettiamo l'olio perché dobbiamo essere più abbronzate, senza però pensare a quello che può danneggiare questa esposizione al sole senza protezione. È una malattia che colpisce soprattutto il sistema immunitario per arrivare fino al cervello e per portare poi alla morte. Molti casi sono stati comunque curati perché è una malattia aggressiva, come ho detto poc'anzi, ma soprattutto è curabile fin quando uno la prende al momento opportuno, un po' come tutte le malattie. E con il professor Paolo Ascierto abbiamo sposato questo progetto soprattutto per far conoscere la malattia, ma anche per dare un sostegno economico ai fondi per la ricerca, insomma, per dare un sostegno comunque agli scienziati di poter eseguire alcune problematiche sulla malattia. Bene, detto questo, è un premio però dove non si parla solamente di questo e ci saranno anche degli ospiti e delle esibizioni proprio per alleggerire il tema, e per questo è nato l'arcobaleno napoletano. Il presidente Paolo Ascierto che ha inviato un messaggio che gradirei leggervi perché chiaramente da condividere con voi. Caro Diego, mi dispiace non poter presenziare alla conferenza stampa dedicata all'edizione 2017 dell'arcobaleno napoletano. Purtroppo, come ben sai, in questi giorni sono impegnato con il meeting internazionale che organizzo ogni anno qui a Napoli. Ormai Napoli sta diventando la capitale dell'immunoterapia e questo ci inorgoglisce non poco. Ancora una volta desidero ringraziarti per la sensibilità da te dimostrata nei confronti della Fondazione Melanoma. Grazie alla tua iniziativa e di Anna ogni anno riusciamo a raccogliere fondi che ci aiutano a sostenere la ricerca. E la ricerca è il migliore investimento che possiamo fare per i nostri figli. Oggi sono moralmente con voi, ma il 7 sarò fisicamente a San Nazaro per condividere con tutti voi questa importante iniziativa. Grazie ancora e see you soon. Paolo Ascierto, quindi presidente della Fondazione Melanoma, abbiamo avuto l'ok per dedicarla a Ileana Bagnaro, che in effetti era mia madre, che nel 1989 a soli 54 anni morì proprio lì al Pascale, e quindi ho avuto questa gioia di poter dedicare a lei questo premio e mi sento per questo motivo molto orgoglioso. Passo la parola a Maurizio. Sicuramente invece ci sono delle cose molto belle a Napoli che si fanno, come questo spettacolo, questa manifestazione che appunto Diego e Lano hanno illustrato già in maniera dettagliata e benissimo. Io come sempre sono amico da anni con Diego, con Anna, e quindi sono sempre vicino a questo progetto a prescindere dall'amicizia, ma proprio perché la beneficenza è una cosa molto molto importante e nobile. Però ci sono negli ultimi tempi anche molte cose che insomma stanno lucrando, stanno speculando su questa parola così importante che è la beneficenza. E invece io so quanto Diego ed Anna vivono per quasi, a parte il loro lavoro, quasi tutto l'anno per questa manifestazione, che è una manifestazione soprattutto vera, reale e con tanti sacrifici, perché molte persone hanno tanti sponsor, ma vi posso garantire che sono 90% cambio merce, vuol dire praticamente che sostengono in maniera voglio dire, partecipe per la pura realizzazione della manifestazione, ma non perché non vogliono, perché naturalmente oggi è molto difficile, voglio dire, in questo periodo di crisi sostenere e avere un po' la generosità che una volta si aveva. Quindi voglio dire, questa è beneficenza vera, è una manifestazione vera per una causa importante e nobile, come appunto Anna ci illustrava prima. Quindi tutti quanti noi dobbiamo sempre stringerci forte a questa manifestazione dell'arcobaleno napoletano, e come diceva Diego in maniera molto, non dice quasi mai, ma è vero, è una manifestazione che abbiamo voluto dedicare a sua madre,
Io sono sempre pronto, sempre disponibile, sempre accogliente quando lui fa questa manifestazione, perché appunto è dedicata alla mamma, ma soprattutto, come dicevo in precedenza, è dedicato, comunque voglio dire, ai malati si raccolgono dei fondi. E alle volte, per concludere, voglio dire che quando vediamo che questi fondi non sono proprio diciamo così cospicui, noi, diciamo, molti di noi dello staff dell'organizzazione dell'Entourage diamo anche il nostro contributo a prescindere. Volevo aggiungere che comunque il nostro regista Maurizio Barungo viene a titolo gratuito e anche la messa in onda è gratuita per tutto l'anno, e quindi ti ringraziamo. E poi volevo aggiungere che comunque qualche, è vero, ci sono degli sponsor, che ci sono un cambio merce, chiaramente sempre ringraziando, perché niente per forza è dovuto. Però c'è anche qualcuno che magari ha dato un piccolo contributo e lo ringraziamo, perché grazie a questo piccolo contributo noi riusciamo a coprire un po' di spese, quale teatro, eccetera, eccetera. Diciamo che quest'anno Veronica Maia è l'unica conduttrice, e la prima edizione dove è l'unica conduttrice, e l'abbiamo avuto fortemente perché per far rendere comunque il premio anche in maniera... prendere il premio anche in maniera più veloce, perché altrimenti sono molti premiati e diventerebbe troppo lungo. Allora Daniela, il tuo apporto sempre molto prezioso si divide tra un aiuto per quello che riguarda l'organizzazione con Maurizio dietro al palco, ma tu hai un qualcosa anche di più oneroso che ti dividi tra l'altro con Anna, quello di gestire il palcoscenico per quello, per il supporto di Veronica e degli artisti. Mi spieghi un po' e spieghiamo anche a loro come funziona. Quello di preparare le schede degli ospiti, perché quando si è sul palco sembra tutto molto semplice, però ovviamente ogni artista va presentato come si deve, quindi alla conduttrice, in questo caso Veronica Maia, devono arrivare le schede con la biografia e tutto il curriculum artistico soprattutto degli ospiti. Detto questo, mi faceva piacere ringraziare Diego Paura soprattutto e Anna Capasso, perché stiamo parlando di solidarietà e tutte le persone, come diceva Maurizio, che collaborano a questo premio lo fanno perché hanno sposato la causa di questo grande evento, con un format preciso, perché è un premio televisivo che ha un format preciso, anche se poi il format si rinnova di anno in anno. L'obiettivo è la solidarietà attraverso la conoscenza, ma soprattutto il 7 dicembre al Sannazzaro si conosceranno tante cose attraverso la musica, attraverso la cultura, la tradizione, attraverso l'intervento di personaggi del mondo delle istituzioni, delle imprenditorie. E io a volte penso, posso dirlo anche se tanto ormai almeno io sono quasi a 40 anni, ne ho visti tanti di premi, però è difficile trovare nella stessa serata 20 artisti, oppure chiamiamoli personaggi che si occupano di cinema, di teatro, della musica, a Napoli in un teatro tutti insieme. E soprattutto il format prevede... direttore, posso accennare due o tre nomi, certo. Poi ovviamente te la vedi tu. Cioè, la prima volta che mi capita di vedere ad esempio Giulio Golia delle Iene al fianco di Eugenio Bennato, così come Sebastiano Somma, con personaggi della cultura, che ovviamente vi svelerà il nostro direttore Paura. Quindi veramente lo dico dall'interno, però complimenti per questo format. Allora, volevo soprattutto menzionare diciamo, quello che riguarda lo staff dell'organizzazione dell'Arcobaleno napoletano, come Anna Capasso aveva detto, da Maurizio Palumbo a Daniela Riccardi a Gianni Mattioli, che è anche qui con noi questa mattina, Dino Borelli che è il fotografo di scena, Antonella Cortese per le scenografie, ufficio stampa che è multiplo, quest'anno abbiamo tanti amici che ci hanno supportato insieme, dalla D'Agostino alla Poggiagli Olmi a Savoia, un po' tutti, direttore di Palcoscenico Fabio Richiedo, tutti gratuitamente saranno per darci il loro contributo per questa manifestazione che prevede come ospiti
gli stessi, ho voluto confermare gli stessi ospiti dello scorso anno. Voi mi direte perché? Perché così mi è balenato per la testa. Fin quando la Capasso mi dava la direzione artistica, ho deciso di scegliere gli stessi ospiti perché ci hanno portato fortuna lo scorso anno. Parliamo di Stefano Callegaro, il vincitore di MasterChef Italia 2015, e Lara Sansone, che poi tra l'altro è la padrona di casa del San Nazaro, che annuncerà il suo prossimo spettacolo in scena il 16 dicembre. Ci sarà chiaramente Anna Capasso, che quasi con la pistola l'abbiamo dovuta convincere per cantare un brano, perché lei dice che giustamente dobbiamo dare spazio agli altri, ma una volta che possiamo decidere l'abbiamo imposta di cantare una canzone per le nostre orecchie. Parlerò anche di parte, però veramente dicono che sia brava. E voglio annunciare allora i premi che sono quest'anno: il premio speciale alla carriera Carlo Croccolo per il teatro a Sebastiano Somma, Massimiliano Gallo per il cinema, Ciro Giustiniani di Amelie in Sud e Tommaso Romano da Scherzi a parte per il cabaret, Giulio Golia e Alessandro Migliaccio per Le Iene, Lucio Allocca e Luisa Matucci per Un posto al sole, che festeggia i 20 anni, Cristina Donadio, la Chanel di Gomorra, Paolo Migiano, che abbiamo qui in sala, per il suo libro Ali spezzate. E vorrei un applauso per Paolo, che veramente è una persona che combatte attraverso il suo impegno la criminalità. Questo libro dedicato all'analista Durante, che giustamente la ricorda in un modo molto incisivo, abbiamo deciso chiaramente all'unanimità con il comitato di assegnargli un riconoscimento che andrà sempre per la cultura anche a Leandro Del Gaudio con il libro Cattivo Infinito, Antonio Sasso, il direttore del Roma, per il giornalismo, Diego Ciuzzi, olimpionico di scherma, per lo sport, Eugenio Bennato, anche grazie a Daniela Riccardi per quello che riguarda la musica, i Mister Hyde, che sono sempre più una realtà del panorama musicale regionale, ci auguriamo possano anche varcare i confini della regione Campania, ancora per la musica. E poi abbiamo, per l'arte, Raffo Art, che è in effetti il notissimo autore di spray art per la Campania, di tutti questi bei graffiti che portano la sua firma, Marcello Cocchi, che è un regista del documentario sociale Noeli, l'abbiamo qui in sala Marcello, quindi vorrei anche un applauso per lui, perché Noeli gli è stato commissionato dal Comune di Napoli per fare questo bel documentario per combattere l'omertà, quindi tutte le sue sfaccettature. Sarà presentato a marzo al PAN, quindi noi in anteprima gli diamo un premio perché l'abbiamo visto in anteprima, è veramente una bellissima opera. Teresa Iorio, campionessa mondiale dei pizzaioli 2015. Poi per le tradizioni, Pino De Maio e Giovanni Cimmino, quindi si sposano musica ed imprenditoria, che saranno sul palcoscenico per cantare un brano, e Rosa Miranda per la musica. Tra l'altro lei è attualmente di scena con Biagio Izzo in una tournée interna. Media Partner, Radio Marte, Radio Marte 2, Napoli Live, Weekend Dance, Pink Life, il magazine di Linda Suarez, che è qui in sala con noi, quindi un altro applauso anche per Linda Suarez. Con il Meridionale, che è il sito della Fondazione Banco di Napoli che ci affianca, abbiamo qui il direttore che è Gianni Rinaldi e ringraziamo anche lui. Io ringrazio veramente tutti quelli della stampa, ringrazio i partner, vedo tra l'altro il titolare di Valù, che è l'ottima risotteria che è qui alle spalle del Banco di Napoli, anche a Via Luca Giordano al Vomero. Abbiamo Vitto Pappalardo, che è autore di belle opere riguardo lui. Dico solo questo, ha fatto delle sedute non solo per il Cardinale Sepe ma anche per il Papa, e quindi ci onora di questa eccellenza napoletana. Marco Spedito di Siola, un po' tutti i partner, scusatemi se dimentico qualcuno ma ce ne sono talmente tanti, poi avete anche nella cartellina. Anna Capasso, l'ultima parola a te prima di chiudere. Niente, secondo me la cosa importante è stare bene con se stessi, e se possiamo aiutare qualcuno facciamolo.